Questo problema di Tor Sapienza, che è scoppiato con una violenza pazzesca ormai quasi un anno fa, o meno di un anno fa, io mi chiedo, ma da quel giorno ad oggi i tre campi Rom, e parlo di insediamenti Rom, cosa ben diversa dal tema dell'immigrazione clandestina, quindi io terrei differenti e distanti i due problemi, questi illegale, tre campi scusa, Rom... Scusa, onorevole, io preferisco parlare immigrazione illegale. Anche per cominciare io parlo a utilizzare le parole legale, ognuno usa le parole che ritiene più opportune, io personalmente ritengo questa la più opportuna. Perché siccome dobbiamo anche parlare a un pubblico che allora, deve capire di cosa parliamo, utilizziamo le parole Rom, giuste. I tre campi Rom che ci sono lì, perché in questi mesi non è stato fatto nulla? Cioè, visto quello che è successo, cioè lì è successo qualcosa, possiamo far finta di nulla. Allora, se vogliamo risolvere il problema, è opportuno che le autorità competenti, quindi nel caso specifico, l'amministrazione comunale innanzitutto, le autorità di polizia, di conseguenza, e poi le amministrazioni nazionali. Io devo dire che a me mi indigna vedere quella macchina allora, della polizia municipale, cioè, che va io via, voglio perché dire, cioè, il presidio dello Stato esatto, comunque no, ci deve essere. Quando noi sosteniamo, più di una volta la sottoscritta ha sostenuto, c'è la percezione di un'assenza totale dello Stato. Lo diciamo per questo motivo, perché quando tu non vedi le autorità preposte, che in quel caso è la polizia municipale, presidiare in maniera corretta, ma magari allontanarsi perché arriva una telecamera, così come però va detto anche il contrario. Noi abbiamo assistito in questi campi Rom ad assalti alla polizia municipale, assalti molto, molto violenti e molto crudi. Ma prima di omertà e di paura facevano fatica a parlare. Esatto, insomma. Allora ma io mi chiedo, ma è possibile che questi tre campi nomadi non possano essere tolti, sgombrati e messi altrove?